e sassi, non sono presenti sorgenti, perché la città è situata su una zona rocciosa e carsica, chiamata Altopiano Murgico. Sempre accanto alla bocca del pozzo notiamo il capofamiglia che dopo una giornata di duro lavoro si è seduto a tavola e la moglie che furtivamente ne osserva i suoi gesti. A tavola sono presenti dei tipici prodotti della terra, quali legumi e cereali, oltre all'immancabile pane. Le donne erano molto brave ad impastare per preparare pane, focacce e pasta. Proseguendo, osserviamo nella zona stalla la presenza di un asinello. Il contadino lo utilizzava come mezzo di trasporto per raggiungere le campagne situate in periferia e quindi lontane dai sassi. L'asinello o il mulo erano un aiuto di fatica per il lavoro dei campi. Ci sono inoltre, come possiamo notare, il maialino e le galline, entrambi importanti per il sostentamento familiare. Gli animali venivano accolti in casa non soltanto perché erano un bene prezioso, ma anche perché all'esterno non c'era molto spazio. Infatti le tipiche piazzette, chiamate vicinati, erano luoghi comuni da condividere con le altre famiglie. Nel vano stalla, oltre agli animali, possiamo notare una cassa trasformata in letto. Il materasso era ripieno di foglie di gran turco. Qui i letti erano spesso improvvisati. Nel passato le famiglie erano numerose, in media avevano 6-8 figli, nonostante la mortalità infantile in percentuale fosse molto alta. Al centro della casa notiamo una piccola tavola con un unico grande piatto. Solitamente la tavola non era molto grande, quasi a rappresentare i rari momenti durante i quali la famiglia la utilizzava per l'unico pasto giornaliero. Osservando i vari personaggi posizionati nell'abitazione, noterete che alcuni rappresentano gli usi e i costumi del passato. Questo singolare mondo di vita dura, a causa degli ambienti malsani e scavati dalla roccia, dove erano presenti condizioni di povertà estrema, è lentamente migliorata nel corso degli anni. Infatti, dal 1952, con la legge del risanamento Sassi, i quartieri Caveoso e Barisano verranno completamente evacuati. Solo dopo molti anni d'abbandono per me.